Ebbene sì, ve l'avevo promesso, il primo video su Luma AI ha avuto un risultato straordinario e quindi andiamo con un secondo episodio che tratta come creare un modello 3D a partire da un testo, da un prompt, che ormai siamo abituati a conoscere come termine, ovvero una descrizione testuale, e creare così da una nostra idea, da un testo qualsiasi, una miniatura in tre dimensioni utilizzabile per qualsiasi contesto. Ciao, benvenuto, benvenuta in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi e oggi torniamo a parlare di questo tool davvero fantastico. Si chiama Luma AI, l'hai imparato a conoscere nel video che ti lascio qui sopra. Se non l'hai ancora guardato, dacci un'occhiata perché davvero fa delle cose straordinarie questo strumento. Luma ha due possibilità, quello di creare le scene interattive attraverso l'uso di uno smartphone o di una macchina fotografica, prendendo gli oggetti e rendendoli in 3D, ed ha anche questa possibilità che vediamo oggi, ovvero quella di creare partendo da un testo, una descrizione o qualsiasi idea. È una parte che si chiama Genie, una sottofunzione sempre di Luma. E quali sono le applicazioni, gli ambiti? Sono davvero tantissimi, perché questi modelli poi si possono utilizzare naturalmente per la stampa 3D, ma per l'utilizzo in qualsiasi modello di rendering, videogiochi, applicazioni multimediali, tutto quello che riguarda il 3D è da fare davvero semplice, è gratuito e da realizzare davvero ci vogliono pochi istanti e qualche minuto per la creazione del modello in alta definizione per avere cose pazzesche. Vedrai, adesso ti stupirai anche tu quanto, per vedere quanto è facile creare, grazie a una semplice idea, dei modelli 3D veramente ben fatti. Adesso vediamo tutto nel video, ma prima ti ricordo, molto molto importante, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. So che per te è semplicissimo, per me è molto importante, perché grazie a questo che riesco a creare nuovi video, nuovi contenuti. E ti ricordo, hai qui sotto anche la possibilità di fare una donazione col super grazie o l'abbonamento che permette di offrirmi un caffè al mese e così continuare a sostenere questo progetto. Andiamo a vedere cosa permette di fare Luma, in questo caso con la creazione di 3D a partire dal testo. Eccoci, anzi rieccoci su Luma AI. Ti ricordo, se non hai visto il precedente video, che lo trovi qui, lumalabs.ai, serve sempre la registrazione la prima volta, ma il tool è gratuito. Oggi andiamo a vedere, come ti dicevo, questa possibilità. Abbiamo già guardato questo nel precedente video, oggi vediamo la creazione di immagini 3D a partire dal testo. Quindi questa funzionalità, io ho già sperimentato altre tipologie di questo tipo per creare immagini a partire da un prompt, da un testo, ma si trattava tutte di immagini in 2D, quindi vediamo oggi come possiamo creare questi bellissimi modellini 3D. Non ci sono tante informazioni iniziali sul prompt, nel senso non abbiamo qualche indicazione su come va scritto il prompt, cosa dobbiamo fornire, se possiamo metterlo in italiano o deve essere per forza in inglese. Però la cosa che ti consiglio la prima volta è andare a cliccare sui vari elementi che sono già presenti, come in questo caso, vedi che c'è la scultura cieca, alta risoluzione, veramente molto ornata, stilizzata ma futuristica, quindi abbiamo tanti elementi che ci dicono come è stato fatto questo prompt e ci dice anche chi l'ha fatto. Possiamo riutilizzare lo stesso prompt per creare una cosa simile, o, questo è molto interessante, se clicco su appunto le due freccette, guarda, posso andare a vedere il modello 3D che è stato creato. Molto molto interessante, molto bello, posso ruotarlo, posso girarlo, così mi rendo conto se questo tipo di oggetto fa il caso mio, e soprattutto all'inizio mi aiuta a capire come è stato creato. Ci sono prompt più complicati, prompt più semplici. Questo, vedi, è una cassa stilizzata, sembra quelle tipo Clash Royale o simili come tipologia, quindi non ci sono molte informazioni, qui si lascia fare tutto al generatore di immagini, perché non andiamo a dare delle indicazioni in più, però già con due parole si crea comunque qualcosa di interessante. Andiamo a vedere se cliccando su qualcosa di differente, cerchiamo questo muffin all'anguria, va bene. Ecco, possiamo già capire diverse tipologie, perché ok, dici cosa mi serve tutto questo nell'ambito delle creazioni 3D, stampa 3D, del gaming, delle applicazioni varie, ma anche e-commerce, per pubblicità commerciale, perché se io devo fare magari pubblicità per cose che non esistono e devo andarle a creare, perché magari voglio prima vedere se hanno un buon impatto sul mercato, ecco che creo in 3D un oggetto che posso poi andare a utilizzare in tutte le situazioni, come vedremo dopo, e lo creo direttamente in 3D. Quindi c'è un ampio ventaglio di possibilità per creare il tutto. Adesso io sto scorrendo un po', poi andiamo a mettere un nostro prompt, andiamo a vedere come funziona il tutto. Sto cercando di vedere se ce n'è qualcuno lungo, ma sono tutti, come puoi notare, 4-5, una lanterna mistica, questo ha qualcosa in più, un'ascia da battaglia mitica, quindi anche qui abbiamo qualcosa di un po' più complesso e completo nel prompt. Non so qui quanto possiamo farlo appunto
completo questo prompt, ma voglio tornare, se riesco ad andare su in alto dove c'era il cornetto, vediamo se mi fa tornare in quella direzione. Qui si gira un po' a caso, ah, c'è anche il pane, guarda questo panino, bello, ci sono tante possibilità. Volevo tornare qui nel cornetto, ecco, realistic croissant, mi piace questo, vediamo. Eh sì, abbastanza realistico, non esagerato, però chiaro che poi quando vado a magari a stampare o utilizzare può essere utile. Allora, adesso voglio provare con un primo prompt molto molto semplice, proprio di due o tre parole, vediamo come si comporta. Ecco, ho messo un castello medievale, voglio vedere se in piccolo riesce a crearmi, con che livelli di dettaglio, un castello medievale. Ho messo il prompt e vado a fare crea. Dopo andiamo a capire anche come possiamo magari mettere il prompt in italiano e tradurlo. Io per esempio uso ChatGPT, se ho bisogno con ChatGPT clicco un attimo, gli dico traducimi questa frase, ma posso farlo anche con Google traduttore. ChatGPT è più bravo a tradurre, però è semplicissimo, quindi se vogliamo metterlo perfetto possiamo farlo tradurre. Wow, belli, mi piacciono. Allora, quale scegliamo? Qui non siamo in live, non possiamo fare una votazione. Io sceglierei, dai, mettiamo, ma mi piace questo, dai, proviamo questo qui. Ok, all'inizio, anch'io quando ho creato il primo, vediamo la prima creazione, così sembra che faccia schifo, dici, ma che qualità, è bassissima. Ma perché adesso è in bassa definizione. Adesso stiamo semplicemente vedendo un modello creato e possiamo, cliccando qui, dargli il risultato finale che vedrai, cambia tantissimo, quindi per averlo in alta risoluzione clicchiamo proprio sul pulsante. Questo ci serve per capire se va bene, quindi se ci può essere utile, così se ci piace o se dobbiamo fare delle variazioni. Ad esempio posso cliccargli su variazione o variazioni e lui da partire da quello mi crea altre varianti, quindi mi crea altre, più che variazioni, infatti sarebbe corretto dire varianti, varianti di quello, di quella tipologia che ho scelto, con cose differenti. Non so se questo era simile o uguale, io scelgo questo e vorrei scegliere questo che ci assomiglia. Quindi possiamo per gradi andare a modificare, chiedergli varianti, altre varianti ancora, fino ad avere il risultato che otteniamo. Chiaramente non possiamo al momento ancora dare cose specifiche, ovvero togli quel pezzo, cambia quella parte, questo magari sarà possibile in futuro, al momento ancora no. Abbiamo poi queste funzioni, queste possibilità di personalizzazione, ed esiste anche questa Retopologize. Io ti ammetto che non sapevo cosa fosse, allora sono andato qua a vedere, e questa mi dice che è una fase del processo di modellazione 3D in cui la mesh poligonale di un oggetto viene modificata o ricreata per ottenere un layout più pulito, pur mantenendo quasi la stessa forma fisica del modello, ovvero viene ricreato praticamente una forma, se ci sono molti fronzoli, molte cose magari come queste che possono risultare complicate, così posso dargli una forma più pulita sempre mantenendo il modello originale, e posso scegliere se dargli un formato basso, medio, alto. Qui bisogna sperimentare un po', poi magari lo proviamo per capire. Adesso lo disattivo, voglio vedere il risultato finale senza attivarlo, e quindi lo deseleziono e poi vediamo il formato. Formato mi dice posso fare tutti questi formati che chi lavora direttamente con stampa 3D o 3D in generale è abituato a utilizzare. L'STL per esempio è quello che anch'io vado a utilizzare per stampare in 3D, ma prima di fare il download io voglio crearlo in alta risoluzione, perché dicevo così non mi piace. Vediamo come posso farlo in alta risoluzione, e adesso inizia il processo di creazione, ci vuole qualche minuto. Aspettiamo, diamogli il tempo, ma tu puoi saltare perché ti faccio già passare il video veloce, e creiamo in alta definizione questo progetto. Ecco fatto, il nostro castello è stato realizzato in alta definizione, in alta risoluzione. Cosa dire? Sì, bello, ma non bellissimo, forse perché ci sono tutte queste parti. Posso andare a avvicinare un pochettino. Vediamo tutte queste parti qui che sono un po' poco definite, e lo erano anche nel prompt iniziale. È valido comunque rispetto a quella, c'è molta differenza rispetto a quello che abbiamo visto in bassa definizione, però non è comunque perfetto, e però mi va bene, posso provare poi con altri prompt e altri sistemi. Posso provare, come abbiamo detto, questo Retopologize, per vediamo magari mettendo medio direttamente per quando devo scaricarlo, per scaricarlo magari una forma un po' più semplice e così un po' più definita. E poi ecco, vediamo i formati finali. Comunque come abbiamo visto nel salvataggio posso salvarlo in qualsiasi formato. Adesso lui sta creando il formato finale per cui gli ho chiesto il download, e sta pulendo, vedi che sta facendo cleaning mesh, quindi sta andando a pulire, in questo caso visto che gli ho messo questa funzione, andando a pulire la forma e far qualcosa di più definito, e poi mi andrà a fare il download con il formato finale che gli abbiamo chiesto. Ecco fatto, una volta scaricato poi
il progetto, lo posso andare ad aprire con qualsiasi programma. Sto usando in questo caso 3D Builder, che è integrato già in Windows, e puoi notare, sì, come abbiamo visto, la forma è abbastanza sporca come tipologia, e quindi dopo bisogna, necessita di un lavoro sicuramente di rifinitura, ma chiaramente gli abbiamo chiesto forse una forma molto complessa, perché un castello in piccolo, andando a replicarlo, ci sono tante, tante parti minuscole che risultano complicato poi nella creazione. Andiamo a fare un altro esempio per vedere come in questo caso ci dà il risultato. Adesso io con ChatGPT ho messo: traduci questo testo, un gatto in piedi con la divisa d'astronauta. L'avrei tradotto penso anch'io in inglese, perché non è abbastanza semplice, però giusto per dirti che puoi utilizzare ChatGPT, ne parlo poi in vari aspetti qui sul canale tra i tanti video nello specifico, che è gratuito e ti permette comunque di tradurre qualsiasi testo al volo in maniera perfetta. Quindi in questo caso ci mettiamo, eccolo qua, la frase completa del gatto, e lo andiamo a inserire direttamente in questo prompt. Facciamo copia e incolla e lo inseriamo qui. Poi proviamo anche una frase in italiano, vediamo, dovrebbe, a mio avviso ormai tutti questi strumenti permettono di scrivere anche in italiano, però non è detto, e quindi più che altro potrebbe anche non essere preciso e perfetto. Ecco, belli. Allora, questo secondo me per una creazione 3D può essere più carina quella senza la fine, senza il casco, una cosa tipo questo, che ha anche forse gli occhioni, vediamo. Questo come sempre il modello di base in bassa risoluzione, e dopo gli possiamo far fare anche qui la creazione completa in alta risoluzione per avere una qualità buona, e possiamo già dirgli: guarda, fammelo, ok, fammelo in alta risoluzione. Ed eccolo qua il nostro gattino in alta risoluzione con la tuta d'astronauta, molto molto bello direi, fatto bene. Anche in questo caso magari adesso gli tolgo questa funzione, posso scaricarlo sempre in diversi formati, posso provare magari fare OBJ, vediamo, salvo anche in un altro formato, c'è sempre la conversione direttamente, e in pochi istanti, ecco fatto, adesso lo salvo così e anche in STL in due formati diversi, e lo vado sempre ad aprire poi con il programma di Windows 3D Builder, vediamo. Eccolo qui il nostro gattino, vediamo, devo dire meglio rispetto chiaramente al castello, che era molto più complesso e completo, e direi una figura sicuramente più carina così già in formato pronta per la stampa. Questo posso importarla poi direttamente nei programmi di stampa. Io ho una stampantina 3D, anzi due, che utilizzo per scopi molto amatoriali, come poi visto, come magari hai visto anche qua sul canale, però questa posso già caricarla con software tipo Cura o altro e metterli poi in stampa e stamparmi il mio oggetto, il mio pezzettino che ho creato con questo programma. Quindi assolutamente le funzioni, poi dipende da quello che si vuole fare, dal perché si va anche a creare questo oggetto in 3D, perché gli scopi possono essere poi anche quelli della grafica, del gaming, di tanto altro. Insomma, abbiamo visto che ci sono tantissimi oggetti che si possono creare. Io qui adesso ti risparmio la parte dell'inglese italiano, ve l'ho già fatto questo esperimento intanto che aspettavo che fosse pronta la creazione. Come puoi notare, qui avevo chiesto una mela metà normale e metà robotica in italiano, e guarda cosa mi ha creato un robot. E quando invece l'ho chiesto in inglese mi ha creato una mela, ma quella, la parte di metà e metà, ha fatto fatica a capire. Sì, c'è una divisione in metà, ma mi sono spiegato probabilmente male io nel prompt. Però il mio consiglio è, al momento utilizziamo il prompt in inglese. In italiano secondo me fa un po' più fatica, e quindi conviene utilizzare un prompt in inglese, proprio traducendolo in maniera molto molto semplice, per essere più sicuri che il risultato sia buono. Bisogna comunque sperimentare, ci sono, come puoi notare, tante possibilità. Io consiglio di partire da esempi come questi e andare a ricreare direttamente esempi simili a quelli che abbiamo già trovato qui, proprio perché sperimentando, magari facendo un prompt più lungo, un prompt più corto, andando a inserire anche magari dettagli o meno, vedere se li considera, perché insomma tutta una scoperta questo programma, questo tool, e dobbiamo capire bene fino a dove possiamo spingerci, fino a che punto possiamo arrivare per creare il nostro oggetto preferito, e quindi puoi utilizzarlo in tutte le situazioni, in tutti i modi per cui il 3D può essere utile per tutto quello che serve. Bene, abbiamo fatto anche questo importante tutorial secondo di Luma, e quindi io ti ricordo: iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche, continua a seguirmi per i prossimi contenuti, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matteo, ciao!